Passiamo dai a quest'altro argomento. Vi stavo dicendo, allora, praticamente cosa è successo? Che Giun Bodrillo aveva fatto un video di risposta a Ciccio Gamer, di risposta adesso, no? Aveva fatto questo video dove appunto si intitolava Ciccio ma che dici? Caro Ciccio, e dava, è un video estremamente ironico, stile Giun Bodrillo, ma dà anche dei consigli poi finali a Ciccio Gamer. Ciccio fa uscire un video intitolato, eccolo qua, questa cosa non mi va proprio giù, con la thumbnail così. Video di 12 minuti di Ciccio che secondo voi, no, che cosa fa? Cioè nel senso, risponde a Giun Bodrillo, ma... Cioè, capiamo. Ma l'intro, cioè l'intro, l'inizio, la prende malissimo, Virginia, attenzione. Io ho capito di aver fatto un video che non dovevo fare, d'accordo? Non dovevo farlo. Probabilmente ho anche sbagliato. Questo è un video che non ho doveva fare. Ho detto un sacco di roba senza dire niente. Va bene, d'accordo, Bicchiere, avete ragione, buonasera. Ma questo ha dato il diritto a qualsiasi influencer su questo pianeta Terra di farci una reaction sopra? E allora... Secondo me, no. Perché allora mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. Ciccio ancora che non ha capito come quello funziona. Che ha detto Giun Bodrillo, che tra l'altro ti saluto, non ti conoscevo fino adesso, forse perché sono diventato un boomer di merda, non ne ho idea, ma adesso ti conosco, piacere di conoscerti, batti il pugnetto, bro. Dato che a voi ho visto che piacciono questi video un po' così, no? Un po' stupidini, dove non si dice nulla, dove si dice tutto, dove si offende, ma dove anche si offende, porge l'altra guancia. Dicevo, io apprezzo tutto. Ti piacciono questi video dove si offende? Ah sì, vabbè. Eccetera, 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 ma di una cosa io non sono assolutamente... Ragazzi, io ve l'ho detto prima, cioè una certa ho dovuto staccare i video perché c'era sempre questa canzone, io non lo so se lui poi effettivamente l'ha trovato l'editor o sta continuando a editare lui stesso i video, ma sta canzoncina tintiri tintiri tintiri... Tintiri tintiri tintiri, che mi ricorda tipo una suoneria di vecchi cellulari, così per 12 minuti, ragazzi, è una cosa che veramente ti toglie l'anima, Quindi alla certa ho dovuto staccare, poi l'ho visto un pochino prima di attaccare la live oggi, cioè così, ma perché non ce la facevi più. Quindi portate un attimo pazienza per questa cosa, no, edita lui perché i video fanno schifo forte. Ecco, Black. Quindi attenzione, io già mi sto accorgendo che si sta ripetendo troppo la canzone. D'accordo. Cioè, questo è sopravvalutare la propria utenza. Cioè, non che esatto, i nostri fan siano degli stupidi, eh. Vabbè, qualcuno di stupido, cioè, però sono iscritti, non sono amici. Ma non è che tante volte... Non è che sono io che sopravvaluto l'utenza, ma siete voi, nuovi influencer o influencer in voga adesso, nuovi influencer, che la sottovalutate. Nuovi influencer Giun Bodrillo. Cioè, Giun Bodrillo sta da anni su YouTube. I nuovi influencer. Ma no, io spero tanto che Giumbo gli risponda con un video, ve lo giuro. A me quel video su Caro Ciccio mi ha fatto morire. Lo zoom su Frene che stava lì così, tipo presidente. Cioè, non so da quanti... ma infatti, Misa... Senso, la bellezza di YouTube è sempre stata quella di non avere quel blocco, quel muro invisibile che ha per esempio la televisione. Tu sì, vedi Gerry Scotti. Ma lo stai dicendo a Giun Bodrillo che streama pure su Twitch. Sta facendo più numeri di tutti quanti noi messi insieme. È meglio ma di YouTube, alla fine, no? Non ci parlavi, non ti potevi sfogare con queste persone. Ad esempio, a me piacerebbe davvero tanto sfogarmi con The Rock, ma ci ho provato, non ci sono riuscito. Pure sta roba di dire non che i nostri fan siano degli stupidi. Posso dire la mia? Ma posso dire? Sì, secondo Robert. Me zitto, tu le cose le dici, ma non ti fai capire per la grande maggior parte. Perché io capisco che in questo momento sul web ci sia una fetta di pubblico, un po' di moduli sicuramente li ha compilati. Però neanche a trattare così, no, dai, tutti quanti. Questa battuta... Cioè, legge 104, A104, un po' di moduli lì accompilati, no? Un po' abilista. Ma che cazzo, ma che è?
dai, Ciccio, e stai veramente a rosica forte. Dai, no. Non c'è la musica giappo. Mo adesso ritorna, bicchiere, non ti preoccupare. Momento sul web ci sia una fetta di pubblico, un po' di moduli sicuramente li ha compilati. Cioè, lui sta facendo la morale a Giumbo Drillo dicendo che si sopravvaluta rispetto all'utenza, però poi dà del disabile praticamente. Così un po' di moduli li ha compilati alla legge 104 all'utenza. Cioè, lo vedi che predichi bene e razzoli male, giù, Ciccio? Hai capito? È questo che io veramente non riesco a comprendere. Cioè, lui prima ha fatto questa domanda. Zitto, zitto, tu le cose le dici quei compilati. Per Di esempio, prima. la influenza. Ma siete voi, nuovi influencer o influencer in voga adesso, che la sottovalutate? Sottovalutano, cioè siete voi nuovi influencer che sottovalutate l'utenza. Lui portando questo discorso avanti dà della 104 a parte dell'utenza sul web. Ok, Ciccio, ok. Cioè, ok. Cioè, loro la sottovalutano. Tu l'offendi proprio, che è diverso. Che ha compilato i moduli, ha fatto. In questo momento io non dico che sono tutti amici, No, eccetera, eccetera, no, no. eccetera, ma tutti non so tutti quanti, cioè mi sembra fare un mischione gigante, o no? La frase che Poi dicono più. che Allora, le cose facciamo sono i due: meme, non dice Bicchiere. iscritti non sono amici. Questa roba qua mi fa capire che o sono Mamma completamente mia, Guido. sbagliato io, o siete completamente sbagliati voi. E per sbagliati voi, che cosa intendo? Ma Intendo gli no, Misa. influencer che pensano questo in questo momento. Io non dico che sono tutti amici, eccetera, 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 ma non la Esatto, penso Sonia. neanche come te, nel senso. È grave usare la disabilità come insulto. È una cosa che non tollero, è una cosa veramente boomer, vecchissima, porca miseria santa. Ormai veramente che schifo, cioè, ma pure dei modè cringe battuta con la 104, cioè, capito? Legge 104, ma poi lui non dovrebbe rivolgersi ad un pubblico di pulito. Safe, un pubblico vedi Paperino, Pluto, Pippo, cose così, a Marvel, i bambini, Clash Royale, e poi nel video mette queste cose, legge 104, i moduli li ha compilati. Ma dai, dai, Ciccio, cioè veramente io questo video non lo dovevo fare, ma nemmeno questo dovevi fare. A sto punto, cioè nemmeno questo. Allora non ti sei reso conto. Non ti sei. Allora, uno, non ti sei reso conto quando fare dei video e quando non farli. Due, non ti sei reso conto che probabilmente per dei video hai bisogno di uno script e non puoi andare a braccio, perché pure in questo caso stai andando un attimino alla deriva. Tre, ancora che dici che le reaction, le persone, ne hanno approfittato nel fare le reaction a questo tuo video e secondo te sembra esagerato, non hai capito allora come funziona il web, nonostante gli anni, nonostante comunque in questi giorni anche altri tuoi colleghi ti hanno detto, guarda che è così che funziona il web, mi sembra strano che tu dopo oltre 10 anni ancora non l'hai capito. E allora, insomma, ma allora che siamo. Ma allora che hai capito tu da questa esperienza, Ciccio? Buonasera a tutti, ma Ciccio Gamer quando capirà che deve fare un bel discorso di comunicazioni? Ogni volta fa sempre peggio. Ragazzi. Ma sì, il Ciccio nazionale perpetra il trauma generazionale con gli insulti sulla gente. Dai, dai, Black, è veramente brutto. A me lascia perplessi il fatto che spesso vedo gente che su altri argomenti sembra super aperta mentalmente e poi usa la R-word e fare battute sulla 104. Dai, veramente, che cosa? Cioè. E perché c'era Chiara prima? Chiara? Che significa? Questa arroganza e ipocrisia è folle. Poi nei confronti dei suoi stessi fan o persone che guardano, gli hanno comprato le loro due supercar con le varie donazioni negli. Andiamo avanti. La forza di YouTube è sempre stata quella di avere uno stretto contatto con le persone. Quindi, quando mi si viene Ecco, è detto, ritornata la però tu canzoncina. non puoi fare i video sfogo, cavolo, un po' ci rimango male.
Perché allontanare così tanto il pubblico che ci ha sempre seguito, secondo me, è un grave errore. Rimettere tutti i muri fra me e Matteo che mi sta seguendo non credo che ci porterà da qualche parte. Certo, poi non se credo sei... Black, sai, io credo che lui si sia reso conto dei numeri di Jumbo Drillo, anche perché Jumbo Drillo con quel video, almeno quando l'ho aperto io, era 23esimo in tendenza su YouTube Italia. Io penso che Ciccio abbia annusato un pochino il fatto, io mo rispondo a Jumbo, quindi la gente viene, si guarda il mio video, hai capito, come sto facendo io d'altronde in questo caso. Comunque continua la wave, perché magari ecco può giovare a livelli di numeri e quindi continuare questa querella, questa querella po'. Non è proprio una querella, però insomma questo è. Quindi niente, non penso che Jumbo percepisca Jumbo come, come piccolo. Stavo dicendo Jumbo come Drillo, Jumbo come piccolo, non credo, non credo, proprio a livello mediatico. Anzi, se ne è reso conto che Jumbo tiene la sua portata. Uno di questi influencer nuovi e dici tanto io sto lavoro lo farò per 2-3 anni, poi me ne vado a fanculo, tanti soldi me li sono fatti. Il ragionamento in realtà è giusto, Drillo. Ma non se vuoi farlo per un bel po' di anni come già ho fatto io. E non solo io, ma tanti come me. La bellezza del nostro lavoro è proprio quello, perché quando io sono in live io parlo con delle persone vere, con delle persone vere, vive. Non dici sto parlando a 104 con il modulo X, che è un bot o via discorrendo. Quindi a me dispiace, però vorrei capire se ciao amore grigio, l'utenza anche che... Ciccio avrebbe 104 come me se con i soldi dei fan gli hanno permesso di fare operazioni per... No. Però all'effettivo non stai dicendo una stronzata, cioè nel senso tu dici se ha fatto l'operazione, la sleeve gastrectomy, no, lui ha fatto, probabilmente gli ha passata la mutua perché risulta cioè una disabilità, perché l'obesità è una patologia riconosciuta anche come forma di disabilità. Tu dici no umore, tu questo stai dicendo, giusto? Tu dici per me, quindi dici tu a noi ci stai 104, renditi conto che probabilmente pure tu, umore grigio, se non ho capito male, per malizia accaparrarsi l'utenza, secondo me invece lo fa perché gli si vuole sfogare dato il suo atteggiamento da sopraffattore da 4 soldi. Black ci sta seguendo, si valuta con quella roba lì. Cioè tu che stai guardando questo video, ti rispecchi in quello che è stato detto oppure no? Cioè dove come vuoi essere trattato? Questo dipende, voglio capirlo. Vuoi essere trattato come una persona stupida e quindi devi essere babysitterato in tutto e boh, ti do la bananina e sei contento, o da persona intelligente che ha dei sentimenti? Questo se l'è scritto, questo lo sta leggendo. Però secondo me tutto il discorso doveva essere scritto. Fammi capire, perché al contrario degli altri a quanto pare, a me interessa davvero. Io ripeto, capisco tutto quanto. Io posso aver sbagliato a fare quel video, posso aver sbagliato a dire un sacco di cose, ma ha dato il diritto di. Perché è come un allearsi tutti quanti insieme verso una ipotetica persona che a fin dei conti che minchia di male ha fatto, nonché quello di esprimersi in maniera purtroppo non corretta. Quindi boh, a me sta roba che gli... Lui non riesce a superare questa cosa, cioè a lui è il danno mediatico, il fatto che comunque non gli sta bene passare per meme, vorrebbe invece essere acclamato per i suoi contenuti, i suoi prodotti e tutto quanto. Probabilmente non le aspettative superano la realtà, probabile per quanto gli riguarda. In più vede che streamer barra youtuber che sono molto in voga e sembrano intoccabili dal punto di vista mediatico lo prendano come soggetto delle proprie reaction e anche dei propri ironie, cose così. È più, secondo me, non solo il danno mediatico economico, è più un fatto, secondo me, di status sociale.
tipo loro subisce un po', hai capito, quella cosa del loro sono quelli della squadra di rugby del liceo, hai capito, sono i tipi e invece io sono uno che ha successo, un grandissimo nerd della scuola, però è bullizzato da questi, capito? Non lo so, un po' così, è più un fatto di status sociale, secondo me. Tipo, perché loro, se io voglio essere vostro amico, tipo quelle cose. Confermo, Ciccio si sente preso di mira e la sua goffa comunicazione pensa di avere una rivalsa, quantomeno personale, non lo so. Ciccio è passato di moda come me la godo anni fa, dovrebbe fare video collaborazione per restare sulla cresta dell'onda. Sì, ma secondo me Ciccio ha anche un grandissimo potenziale, dovrebbe abbandonare però questo atteggiamento. Lo so, è puntiglioso, è difficile, dovrebbe lavorare sulla sua puntigliosità. Dico che se non avrebbe avuto dei soldi dei fan e del suo lavoro fatto, avrebbe probabilmente gradi di obesità grave, che avrebbe portato rischio maggiore nella sua salute. Addirittura, dici così, grazie ai fan è riuscito a fare l'operazione e riniziare una nuova vita. Ah, quindi sì, perché lui è andato da un privato, ci sarebbe veramente molto da riflettere. Molto. Scritti non sono amici. Avrebbe comunque potuto farla. Infatti io pensavo tramite servizio sanitario nazionale o forse con uno o due anni di attesa in più. Certo. Proprio non mi va giù. Cioè, non lo so. Ma ripeto, probabilmente perché sono 13 anni che faccio questo lavoro. Probabilmente perché li ho sempre trattati come persone vere. E come amici, perché quando io persone vado veri amici 104, ricordiamolo, sono 13 anni che fai questo lavoro, però ci sono, questo non significa che stai da 13 anni sul web, allora automaticamente sai tutto, sai alcune cose, però in questa fase storica probabilmente hai una difficoltà ad adeguarti al tipo di contenuto che circola sul web o che vorresti proporre, ma comunque con un introito, no? Quindi un ricambio economico. Quindi questo non significa che stai da 13 anni, allora sai tutto, funzioni e va bene così. D'altronde anche i tuoi colleghi convergevano su alcune cose, no? Gestionali per quanto ti riguarda. Lui è rimasto a 13 anni fa. Sono 13 anni che vado alle fiere, vado a Imperia, vado lì e vado là. Io comunque le persone le abbraccio, io vedo persone che quando mi abbracciano però si vedi, non c'ha coerenza, sì, sono 13 anni, le abbraccio, consideri persone, non è utenza, così colà, però poi nel discorso iniziale ti lasci andare quella battuta pessima bilista, hai capito? Quindi non io da spettatrice, per esempio, da utente, tenderei a non crederti. Perché, scusami, cioè, non è coerente, si è contraddetto prima, dice che non sono amici e poi dice che sono amici, non si sa. Piange. Poi, diciamo, accusa Giumbo Drillo di, come ha detto, non è che siete voi nuovi influencer a sopravvalutarvi, a sottovalutare l'utenza. Quindi probabilmente ti voglio rispondere con una provocazione. Non è che tante volte l'intrattenimento che state facendo voi in questo momento, l'affetto che ricevete dalla vostra utenza, ma anche semplicemente la tipologia di contenuti che state proponendo, e parliamoci chiaro, state proponendo contenuti di altri, di vostro poco state proponendo, e ovviamente qui io sto generalizzando. La paraculata, eccola, ma sto generalizzando, ma Ciccio, parliamoci chiaro, che lo sappiamo benissimo a chi ti stai rivolgendo, su via, dai, cazzo, io generalizzo. Eccola qua, che la introduco questa paraculata. Dai Ciccio, il contenuto di altri. Però ecco, un conto è, chi è che l'aveva detto? Un conto che ti metti così, fa reaction, passano 12 minuti, tu non dici niente, punto e basta. Un altro conto che tu arricchisci quel contenuto. Quel contenuto è ancora, lui sta da 13 anni sul web e ancora non ha capito come funziona il reaction. Cioè, tu quel contenuto lo prendi e lo trasformi, aggiungi del tuo, quindi lo arricchisci, è un trampolino di lancio per poter intrattenere in qualche modo. È così purtroppo che funziona, è così purtroppo che funziona, porca miseria santa. Cioè, troppe parentesi, sono d'accordo con te, bicchiere.
dai, non aggiungete niente. Poi, tra l'altro, le persone a cui si sta rivolgendo Ciccio, che tengo qua, quello là è l'Olimpo di Twitch, e lui considera l'Olimpo, non è per niente vero. Che fanno solo le reaction e non fanno nient'altro. Non è assolutamente onesta come affermazione. Se si rivolge all'Olimpo di Twitch, lui però dice che generalizza, chissà a chi si rivolgerà allora. Cioè... il guai è che non si mette in discussione mai, altrimenti, dice Simu, accoglierebbe alcuni buoni consigli che gli si sono stati... Ma tanti buoni consigli davvero, Simu, Ma una persona come Ciccio, in passato ha intervistato, una intervista da Power, diceva che a casa sua tanti anni fa aveva bisogno della Caritas, avrebbe maggior rispetto dei soldi e del suo valore. Se vuoi i video dove lo dice... ma quello perché... umore... cerca su YouTube Ciccio Gamer, c'è stato un periodo in cui stavamo con la gara. Ok, sì, però non è detto, perché poi una volta che tu hai dei soldi ti adegui ad un ritmo di vita che poi vuoi mantenere costante durante tutta la tua vita, tutta la tua esistenza, perché poi non riuscire a mantenere quel determinato ritmo alto di vita, tenore di vita alto, significa per te in qualche modo subire, avere la percezione di fallimento, ma non è così in realtà. Sì, sono d'accordo comunque, perché una persona dovrebbe sapere il prezzo, no, del valore reale dei soldi, di ciò che si tiene, del bene immateriale, non solo se proviene da un passato simile, ma non è sempre detto. Ciccio rosica di Blur e dei suoi traguardi. Personalmente trovo il content di Blur stupido, ma la gente piace, a quanto pare, prima di per guadagni parliamoci chiaro, era lui prima di Blur a guadagnare tanto. Non so se poi Ciccio sente una competizione con alcune persone, ma hai comunque vissuto dove sai e cosa vuol dire. Lo so, umore, ma io tendenzialmente sarei anche d'accordo con te, però sono... mi rendo conto che non tutte le persone potrebbero, ecco, ricordarsi le condizioni del passato, il valore, possono cambiare, insomma, ci sono... Ripeto, io sono convinta che una persona che poi arriva a guadagnare tanto e guadagna tanto per molti anni e inizia ad avere un alto tenore di vita, poi non poterlo più mantenere significa un po' percepire un senso di fallimento, sia a livello economico, a livello di status sociale, una cosa che... un downgrade che Ciccio non vorrebbe subire, però questa cosa si percepisce, secondo me fa parte della vita, tutto qua, ha un po' paura probabilmente di questa cosa, quando poi non dovrebbe spaventare, visto che comunque, insomma, diciamo che non dovrebbe spaventare nelle condizioni di Ciccio. Certo, devi fare delle rinunce, nel senso che comunque, per esempio, gran parte dei problemi, già vendendoti le due supercar e comprandoti una Golf, probabilmente le risolveresti. Basta, cioè, capì? Quindi, ecco, probabilmente una casa l'avrà, cioè, capite? Alla fin fine poi diventa un discorso quasi di classe, persone che spesso sul web, di classe, e quali sono le diverse pressioni, no? Persone che spesso sul web negli ultimi 15 anni hanno vissuto in una bolla sovrastimata che li ha fatti gonfiare di soldi sulla cresta d'onda che ora sta finendo, il tutto sul quasi nulla cosmico. Adamantes, mi piace comunque il tuo cibo. Vendersi le supercar, sì. È che questo non vi fanno vivere realmente il potenziale e la bellezza che ha da offrirci il web? Per web che cosa intendo? Perché lui vorrebbe essere amicone con tutti, no? Lui vorrebbe stare nella cerchia dei bro. Lui questo vorrebbe. Lui vorrebbe uscire, vorrebbe stare insieme alle dirette di Blur. Vuole divertirsi. Vuole stare insieme a Manuxo, Marza. Capì? Vuole entrare da Dario, vuole fare le reaction pure lui. Lui vuole stare nel gruppetto di amici, è questo quello che a lui interessa. L'amore, la condivisione su YouTube. Dovremmo essere tutti, capì, colleghi. Ciccio è stato catapultato nel successo e nella fama quando succede, quando un povero Cristo vince all'otto, si è montato la testa, dice Canna. Potrebbe cercarsi qualcosa di duraturo come un locale, un negozio. Il periodo dei hype va e viene, il lavoratore del gamer non è infinito. Esatto. Proprio persone che in questo momento stanno guardando questo video e che, se mi incontrano per Roma, possono avere un dialogo con me tranquillo, si possono scambiare un... Apriti cielo. Cielo, io ce l'hai, tu cielo, apriti cielo. Vabbè, comunque abbiamo capito che, insomma, non è il suo forte. Non è questo quello che ci interessa. Braccio, si possono fare una foto. Non è che tante volte veramente avete capito un algoritmo che io non ho capito e che fa sì che voi vi allontaniate dalle persone, compresi i content creator.
Sì. E che fa sì che voi vi allontaniate. Esattamente, Ciccio. Esatto, ma non è che hai fatto un trick. Allora dice, ah, hai stoppato il video per dire quanto sono ignorante e che non so scrivere. Cielo, sì. Effettivamente l'ho fatto. Perché di per sé era un errore. Ti ha fatto lo scherzetto. Effettivamente era un errore, Ciccio. Così, adesso ecco quello che vedo. Che significa questo, Ciccio? Cosa significa questo? Cosa significa? Andate dalle persone, compresi i content creator. Io non sto capendo un cazzo di quello che dice. Il Ternis è un viaggio, è un viaggio, è un flusso. Ammetto di aver fatto un video. Che significa che l'ho fatto? Purtroppo cielo, io sono cielo, fatto lo scherzettino. Così. Io sono molto sentimentale, sono molto impulsivo. Chi mi conosce da tantissimo tempo. Ma sulla virgola tempo, senza lo spazio dopo lo non sa, si è corretto. Io ogni tanto qualche scivolone lo faccio. Che gli scivoloni nella vita, ve lo do come consiglio, non ho capito il fatto servono del giochetto, anche a ve lo crescere. Giuro. Poi dai, parliamoci chiaro, è inutile starci a prendere in giro. Quando si parla di Ciccio Gamer 89 è molto semplice andargli contro. Perché? Perché di solito la massa si diverte per quello. L'altro giorno, per farvi un esempio, stavo nella live di Ciccio, David. Io sto parlando del tuo video e non è che dico così perché è la massa. Cioè, onest, se ci sono tante persone che condividono un pensiero, magari sottoporsi ad autocritica potrebbe essere un passo. Poi magari quelle persone si possono sbagliare, come ti puoi sbagliare tu. Chi lo sa, però, cioè, non è che allora esiste la massa, hai capito? Questa mente alveare che deve dare tutti quanti contro Ciccio per forza. No, no. Per esempio, io non ho capito qual è, che significa quella cosa dello scherzetto, cielo, cielo. Sì, Ciccio, cioè, nel senso, diverse volte hai fatto errori grammaticali, e questo, cioè, nel senso, poi se ti sei migliorato in questo senso durante questi anni, io sono solo che contenta per te. Ma che significa il fatto hai messo pausa, non so scrivere in italiano, si scrive cielo? Non ho capito l'intenzione, che messaggio vuoi trasmettere con questa cosa, hai capito? Che cos'è? Che cosa è questa cosa? Potrebbe buttarsi nel management, creare nuovi ma dai Guido, può fare tante cose. Per la maggior parte aveva detto prima, per la grande maggior parte, sì, infatti. Ciao Tato, buonasera. Sì, ha detto che noi siamo dei disabili, cioè, sì, bicchiere anche questo, ha detto però, ehi. Oh, è figa, la chat, sa scrivere cielo. La sua chat sono andate a dirgli che io l'avevo insultato, cosa che io non mi sono mai permesso. Questo non ho capito. Che c'entra? Rubino ha detto. L'altro giorno, per farvi un esempio, stavo nella live di David Rubino. Rubino, oh, figa, la chat, alcuni della sua chat sono andati a dirgli che io l'avevo insultato, cosa che io non mi sono mai permesso. Questo filo di seta che si crea tra le chat e gli streamer è una cosa tossica. Ok, magari non sarà col caso di Rubino, però Blur l'hai criticato per il placement Supercell, Dario Moccia sta diventando un pochino tipo bullo, così, con la scusa dell'ironia. Cioè, comunque le tue cose le hai dette, non mi sembra che comunque ti sei risparmiato sul giudizio di altre persone. Vabbè, sarà... che viene alimentata dagli streamer stessi. Dagli streamer tu contribuisci, e questo è il fatto che ti fa predicare bene e razzolare male. Queste cose qua. Ormai il web è pieno di freebooter, ne abbiamo ovunque, gente che si prende querele, denunce perché mi dà del razzista, e vi garantisco che gli arriva qua sotto i denti, e non sto scherzando. Gente che fa battute, boia te, e dicono che loro stanno ironizzando. Ui, questa è una frecciatona a Dario Moccia. Boia te, che stanno ironizzando, l'ho appena finito di dire. Si era lamentato di questa cosa, dice Dario Moccia è diventato bullo. Che non era ironia, era bullismo quello che lui stava facendo nella live di reaction al video di Ciccio con Mario Sturniolo. Noi l'abbiamo vista. No, non l'abbiamo vista, l'ho vista solo io. No. Cioè, no, che Masseo, cioè, hai capito? Quindi,
gente che bestemmia, cancri, morti. Questo e è Blur, discorrendo. È Blur ma e per compagnia il content cantante. E reaction, reaction come se non ci fossero un domani. Perché? Perché è facile vedere gli errori degli altri. Ma non è che si fanno le reaction solo per vedere gli errori degli altri, ma vedete, ha cambiato, cioè proprio sta over personalizzando questa questione, estendendola. Le reaction sono le reaction, non è che uno se ne va a vedere, si va a scegliere i video il giorno dove oggi chi ha fallito, oggi chi ha commesso l'errore. No, cioè no, contenuto, reaction, un tizio che va in Giappone, ti fa vedere il Giappone quanto è bello, Ciccio Gamer che si lamenta del suo ultimo periodo, cioè capito, questo è... così, poi non ho capito perché fa riferimento a gente che utilizza troppa ironia, gente che bestemmia e che fa troppe reaction. E allora qual è il problema? Qual è? Le reaction possono essere anche costruttive, certo. Errori. Felice di stare ancora qui davanti a voi a cercare di crescere e imparare dai miei errori. Però proprio questa cosa che l'utenza non è nostra amica, boh, allontana tanto, secondo me. Allontana tanto, tu porca miseria, Sandy, è dato della 104, è dato dei disabili, Ciccio, fai il predicatore agli altri così, no, perché voi che non sono nostri amici, questa wave allontana tanto, mi state allontanando dalla gioventù, perché miseria, secondo me alcuni degli utenti hanno compilato i moduli con lo screen legge 104, ma allora tu lo vedi oppure no? Cioè te ne rendi conto o no? Il sentimento che c'è sempre stato da quando esiste YouTube. Cioè, io l'ho detto a Frene, tra l'altro l'ho anche l'ho rivalutato Frene come persona, anche se effettivamente ha un cervello grande così come una nocciolina. Sono tutto scemo, Ciccio Gamer. Io sono la classica persona che se c'è da combattere, combatto. Percepito, ne ho parlato un sacco di volte degli incel, pure intervistati. E devo pensare, penso che sia da studiare come fenomeno sociale, da non sottovalutare fino alla fine. Se una cosa non mi sta bene o se io ho un pensiero, beh, lo porterò avanti fino a che posso. Se ovviamente non sto pensiero, parlando almeno quello che lo io faccio avanti, un errore, voglio continuare a sbagliare, per l'amor di Dio. Ma parlo di un qualcosa che parte da dentro, parlo di un mio sentimento o di un mio modo di lavorare. È sempre stato così e sempre sarà così. Perché? Perché mi piace fare il mio lavoro, adoro le persone che mi seguono e che mi vogliono bene e io li voglio trattare come amici, anche se amici non ci sono. Io spero che, come sempre, di non aver amici sbagliato a comunicare, anche perché, come avete visto, io comunico molto meglio in live che in video. Non mi piace scrivermi i video perché io non sono un politico, devo stare davanti a voi a non sbagliare la minima parola. Perché porca di una puttana, io ho visto delle reaction. Perché porca di una puttana, così a caso, cioè poi cambiando, mettendosi in una posizione diversa, registrando solo porca di una puttana e poi ritornando da un'altra parte, mettendosi da un'altra parte. Cioè, ma no, Ciccio, non è che comunque gli script vengono, esistono anche per youtuber, comunicatori, divulgatori, non è che devi fare per forza il politico, cioè nel senso, se tu vuoi trasmettere un determinato messaggio, dipende dal video, se vuoi trasmettere un determinato messaggio, vuoi che sia, che questo messaggio sia, che questo messaggio, scusatemi, sia efficace, allora magari dei punti, uno script da seguire, perché no, potrebbe soltanto che aiutare al fine di trasmettere quel, comunicare quel messaggio. Invece se è un video chiacchiericcio, un video che insomma stai giocando così, allora è ovvio, vai a braccio, non c'è bisogno. Secondo me questo è un tipo di video che aveva bisogno di uno script, così come il video dove parlavi della tua fase di vita non al massimo, secondo me aveva bisogno di uno script, se non avevi proprio così
chiare le idee e quindi non avevi appunto chiaro anche il messaggio da comunicare. Tutto qua, tutto qua. Cioè, capito? Poi fai come vuoi. Cioè, sicuramente scrivere impegna più tempo, è un passaggio in più. Inoltre, anche recitare uno script o leggerlo, ma hai capito? Non farsi vedere che stai leggendo. Io non amo leggere direttamente, quindi se devo seguire uno script, lo interpreto. Prima lo immagazzino e poi lo interpreto. Però ecco, ci si adegua. Dipende se per quel tipo di contenuto serve una cosa del genere. Secondo me tocca farlo. Poi magari ci sono altri tipi di contenuti dove si può andare tranquillamente a braccio. Dipende, dipende da te. Poi può essere pure che sei una persona che riesce a primo colpo a trasmettere il messaggio che vuole far passare. Io Ciccio non lo seguo da anni, ormai è scaduto. Va bene ragazzi, io non mai posta troppa attenzione. E ogni due... Con questo secondo video non fa altro di allontanare una parte di suoi fan e colleghi del suo calibro, sì. Sì, poi sta diventando un po' ridondante, onestamente, pure perché in queste settimane comunque lui si è lasciato sfuggire delle cose, dei giudizi sui propri colleghi. È Blur, è così, è Supercell, è Dario Moccia, l'ha detto pure qua, Dario Moccia, l'ironia però in realtà è bullismo. Due secondi. Si mettono lì a stoppare con le loro ditina unte, con la barra spaziatrice, il video per andare a analizzare qualsiasi parola una persona vada a utilizzare. Ad esempio, facciamo un esempio divertente. Io sono tutto, tranne che un razzista. Figa, ho visto una persona analizzare questa mia parola. Ed è riuscita... Dice Erix, vabbè, parla tanto di follower, amici, e basterebbe aprire la compilation di lui che tratta male quando non donano. A girarmela contro. Cosa che, ragazzi, si dice, si fa, è un modo di dire. Ragazzi, è sono di tutto dire. Tranne che... Ma non è che sono tutto tranne che razzista, quindi significa che sono anche... Va bene, ci non sta. Lo so, mettete ci qualsiasi sta, cosa ci sta. Lui può ironizzare, ricordati però che possono ironizzare pure gli altri, non è che però quando ironizzano gli altri e è su di te, allora è una forma di bullismo. Cioè, se si ironizza sempre, è un modo di dire, tutto quanto così, vale anche per gli altri. È un modo di dire. Ormai siamo troppo succubi di noi stessi. Dovete vivere un detto po' più Ciccio tranquilli, io. Con un po' di più di leggerezza. Tato. Perché sennò questa leggerezza che io cerco di dare, voi la trasformate in un'ossessione. E ci sono persone ormai ossessionate. Adesso parliamoci chiaro. Ma secondo voi, da 1 a 10, a me quanto frega cazzo se la Mustang è una supercar o no? Se una Lamborghini... No, aspetta! Non è che a me che frega se la Mustang è una supercar o no. Tu le hai sponsorizzate come supercar. Tu stai mettendo questo prodotto davanti ad un pubblico e il pubblico ti dice: ah sì, ma che stai dicendo? Non è una supercar. E te lo fa notare. E se tu continui a chiamarle supercar facendo finta di niente, te lo fanno ancora di più notare. Fino a quando fai una ricerca e vedi che probabilmente non è una supercar. E quindi puoi dire: ma a me che me frega se è una supercar oppure no. Attenzione, magari a te non frega, però se l'utenza ti ha fatto notare che non sono delle supercar è perché tu le avevi sponsorizzate come supercar. Ti prendi comunque la responsabilità di quello che hai detto, a cui poi c'è stato, no? A causa un effetto. E l'effetto è quello del pubblico che ti ha detto: oh, non è una supercar. È inutile che continui a parlare di supercar perché non è una supercar. Oh! Basta. Sta rosicando e mo' a butti in cacciare, però a me che me ne frega. E tu hai detto sbagliato. Utenza che la Mustang se la può permettere al massimo, se la può mettere al massimo come poster, forse. È una supercar o no? Cioè, a me cazzo, ma cioè, nel senso, hai capito, alla fin fine, Ciccio. Ma che me ne può fregare? A me non me ne frega niente. Questa semplicemente è diventata un'ossessione del web. Il problema è che se ciao, tu non aprite, fai un buonasera, po' tutto bene, non tu? Va bene. Mi fate perché uno shout out, per favore? Essere verticale.
Se parli di macchine, devi sapere anche fino all'ultimo bullone. No, cioè nel senso, puoi parlare anche da appassionato, ma se tu dici questo è un Android ed è palesemente un iPhone e la gente te lo fa notare, non significa che la gente è ossessionata. Semplicemente tu non ti correggi e continui a chiamare l'Android, l'iPhone Android. E allora non è che è l'ossessione del web, è che tu, no? E poi me ne esco io dicendo: vabbè ragazzi, ma che me ne fotte se Android o iPhone? Tu hai dato una definizione sbagliata, hai trattato un oggetto catalogandolo in modo errato, punto. Questo è. Ma vedi tu di macchine devi vedi tu, non è che devi sapere poi tutto. Cioè hai chiamato la Mustang Supercar, punto. Comunque è un errore, se è errato è errato. No che devi sapere cose particolari, puoi parlare da appassionato ma non dire stronzate, ecco. Sapere anche fino all'ultimo bullone. Il minimo indispensabile. Se parli di cucina, devi sapere fino all'ultimo macronutriente, perché no, ci sarà sempre però, un esperto. Però che... se fai i panini e ti occupi di questo, allora dei tuoi panini devi sapere. Devi sapere, o quantomeno non è che lo devi sapere a memoria, te lo scrivi. Se ti si richiede qualcosa, ma mo magari i documenti si possono portare pure sul cellulare, tranquillamente. Vai a controllare, capì? Non è che lo devi sapere tu, ma ci devono essere delle persone adeguate che poi ti danno le informazioni da divulgare. E perché non ci stanno più i panini? Vorremmo sapere la verità. Attenzione, bicchieri. Che spunterà come un fungo porcino che ti dirà che qualcosa non va bene. Ma sapete che vi dico? Alla fine, sti cazzi. Io, sì, sti cazzi. Finché mi diverto, sto a posto. Ovviamente, guarda, si vede ultimamente proprio che sto cercando di sdrammatizzare un pochettino e di rendere le cosine un po' più semplici. E anche più divertenti. Marco, che ti devo quindi dire? Quindi qualche frecciatina la do anche io. Però accettatele, perché fin quando vi nascondete dietro la vostra ironia, fin quando vi nascondete dietro al vostro intrattenimento... Ma loro io penso che le accettino di buon grado, sei tu che non... Cioè, hai capito? Questo video tuo non colpirà sicuramente Jumbo Drillo, non colpirà sicuramente Blur, Dario, loro staranno tranquillamente così, al massimo diranno, vedi, se l'è proprio presa, cioè, capì? Però mi sembra che colpiscono più te. Cioè, ma perché sta passando un periodo già particolare, dai, sarebbe più onesto dire, guardate, io sto attraversando un periodo particolare dove sono più fragile del solito, quello è per mantenere lo status che non lo fa, ve l'ho detto già l'altra volta, dove sono più fragile del solito, alcune battute, alcune cose, non pure se sono con l'intento di ironizzare mi colpiscono. Oh, guardate ragazzi! Ma sarebbe onesto, sarebbe umano, Invece no, siete voi che allora pure io faccio il video per offendere, ogni tanto le frecciatine ci stanno, però voi le dovete accettare, gli altri invece, letteralmente gli altri, che accettano tutto di buon grado, anzi se ne fottono proprio, mentre Ciccio ci fa l'ennesimo video sopra, capite che... c'è qualcosa che non va. E siete gli intoccabili di dell'Olimpo. Quando arriva un essere umano qualsiasi, cioè dovete sta se ogni tanto qualcuno ve punzecchia, perché è troppo semplice non vedo punzecchiare sempre il culo degli altri e non essere mai punzecchiati. Quindi l'ennesimo video per dare contro a... hai capito? Cioè ancora non... di sì, ma è una cosa sua vecchia, Ginny. Di diverse categorie, hai capito? Pure sta cosa. Marza, ti dedico questo panino il marzone. Mo adesso... sta cosa, sto fatto, cioè... non lo so, ragazzi, non lo so. Aveva fatto pure quell'altro video per rispondere. Mi sono ritrovato con una piscina da 84.000 euro e non la volevo. Si stima che nel sud del mondo ogni giorno 33.000 bambine siano costrette a contrarre un matrimonio per... Signorotti! Che era la risposta per dire che in realtà non ce l'aveva la... Una matata, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati nella vecchia serie Ti dedico questo panino. E oggi a chi lo andiamo a dedicare questo panino? Vi faccio vedere chi mi ha mandato un messaggino. Bella a tutti ragazzoni! Ecco.
Grazie mille, sì, grazie mille per questa opportunità per il panino. Vedi, vedi, collabori, tesoro. Che vuoi? Mo, mi sembra che... Vedi, oh... Mi pare che... Sei anni secondo me in paranoia, Ciccio Gamer. Vedi, io mi pensavo che era un video dove tu volevi rispondere al Marzone per quella cosa. Invece no, il Marzone che collabora con te, il panino dedicato. Oh! Invece di fare tutto quel casino, ecco, faceva un video così e torna a fare i soldi che faceva prima. Hai capito? No, invece... No, non mi sembra che sia questa la volontà di Ciccio.